Messi, chuta Messi, gol. Messi, salí, la reputa madre que te parió, dale, vamos, salí. Who wishes my command? Sì. Buonasera. Hola, salve. Ecco, avete sentito Alberto, buonasera a tutti qui da, da Maxi Morgante in questa nuova puntata di Radio Barz Italia. Abbiamo ripreso Alberto in studio, per fortuna che ci aiuta, noi stiamo tutti in collegamento telefonico e rispettando ovviamente le normative le normative che ci impongono a stare a casa, per chi può stare a casa, e riprendiamo. E subito, insomma, noi stiamo per Alberto è in studio, avete sentito, noi stiamo per telefono, ci sono io e c'è Giusy Zaffiro. Ciao Giusy. Ciao Max, ciao Alberto, buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera a te Giusy, e poi ci abbiamo il nostro Giuseppe Ortu. Ciao Giuseppe. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Ciao Giuseppe, buonasera. E buon confinamento a tutti. Ragazzi, io propongo in questi drammatici momenti che stiamo vivendo, che sta vivendo non soltanto noi, tutto il mondo, propongo fare un minuto di silenzio per tutti i morti, per tutte le vittime del coronavirus. Mi sembra più che giusto, vai. Ok, andiamo.
Bueno, vabbè ragazzi, ora sì possiamo, penso che era dovuto un omaggio a tutta la gente che ha perso la vita in questo tragico momento, e ora sì, cominciamoci una notizia fresca, non certo? Sì, prima comunque di parlare del Barça, di entrare nella stretta attualità, sia con Giussi che con Giuseppe, insomma io direi che tanto noi ci scusiamo con gli ascoltatori, questa è una prova, ci stiamo provando a riprendere la trasmissione, non è facile, come abbiamo detto, Alberto è la persona che può andare lì in studio, stando proprio lì vicino, noi stiamo ovviamente, io non sarei impossibilitato, come diceva Alberto, dalle normative, e quindi noi cerchiamo, speriamo che insomma riusciamo a riprendere una volta a settimana, chissà anche due, con una forma ovviamente molto più piccola di quella che era Radio Barça Italia, però insomma stasera ci abbiamo anche una bella sorpresa, più tardi nella seconda parte della trasmissione un bel collegamento con una nuova rubrica bella, perché poi state vedendo sui social che cosa accade, la gente ricorda quella partita, quella maglia, quei momenti, quel giocatore eccetera, e quindi noi vogliamo, con chi meglio di Andrea Fabiani e Roger Cruz Fernandez, ricordare delle partite importanti del Barça con delle maglie importanti, e questa sera saremo nel 1996-97, nell'era Robson, nell'anno di Bobby Robson, allenatore, di Ronaldo il fenomeno in campo, con la grande semifinale al Camp Nou 5-4 di Barça Atletico Madrid di Coppa del Re, e poi la finalissima a Rotterdam contro il PSG con il gol di Ronaldo della Coppa delle Coppe, la Recopa 97, con due maglie speciali, una blaugrana e una invece blu, in cui il Barça giocò quella finale a Rotterdam. E ovviamente noi confinati qui la situazione è quella che conosciamo, forse insomma chi vi sta parlando, cioè Alberto Polinori, io, Giuseppe Orto e Giussi Zaffiro, abbiamo nei nostri territori vissuto il confinamento, però non il dramma che si sta vivendo al nord Italia. Nelle settimane prossime insomma sentiremo anche i nostri amici del nord Italia. Però ecco, noi viviamo questa situazione, e io chiedo subito a Giuseppe se lui pensa a quello che sarà il futuro, se supereremo questo momento, secondo te si tornerà come era prima o ci saranno dei grossi cambiamenti? Da che punto di vista, sociale o calcistico? Beh, sociale, poi parliamo del football. Io penso che non sarà come prima, è il mondo, qualcosa dovrà cambiare per forza. Beh, sicuramente, è chiaro che purtroppo ci trascineremo questa situazione ancora per lungo tempo, anche nel momento in cui si riaprirà tutto, o meglio, si riaprirà gradualmente, ma anche quando sarà tutto aperto io credo che alcune norme basilari, quel distanziamento sociale, dovremmo comunque mantenerlo. E dobbiamo convivere col virus, purtroppo. Sì, certamente. Quindi questa situazione di emergenza, chiaramente più andiamo in là nel tempo, meno sarà restrittiva, però chiaramente ci saranno molte scorie e per lungo tempo dovremo rispettare quantomeno il distanziamento sociale. Stiamo vivendo veramente dei periodi bui e terribili che stanno mettendo a dura prova quello che sono i nostri comportamenti radicati. Noi siamo un popolo latino, quindi molto caloroso, abituati alle distanze brevi tra le persone, siamo abituati a toccarci, ad abbracciarci, e per noi latini questo tipo di distanziamento sociale è ancora più difficoltoso da mandare giù rispetto ad un popolo che può essere un popolo nordico, per nordico intendo Nord Europa. Quindi questa situazione tuttavia ce la dovremo portare, dovremo convivere ancora immagino per lungo tempo. Evidentemente sì. Sono d'accordo.
Sì, evidentemente sì, evidentemente, come dice anche sì, Alberto, evidentemente le cose non... Dicevi Alberto? No, inoltre ti sentiamo lontano, avvicini più al microfono. Inoltre di quello, il problema è che c'è ancora, purtroppo, molta gente irresponsabile. Per esempio, stavo vedendo, oggi hanno fatto 10.000 multe di gente che si spostava senza una vera ragione. E quello, ragione, quello, sì, no, sì. Quello evidentemente non è bello. Esattamente. Sì, assolutamente. Senti, poi una cosa... Sì, fai. No, volevo dire solo una cosa, che questa è veramente una sorta di prova della verità per il nostro popolo e un po' per tutti i popoli, perché vediamo comunque sia delle situazioni di indisciplina in tutti i popoli, sì. Anche quelli che vengono ritenuti più civili, tra virgolette, rispetto al nostro popolo e che solitamente ci fanno la morale. Vediamo delle indiscipline in popoli di qualsiasi veramente latitudine. E ciò che a me dà veramente molto fastidio è, parlando dell'Italia, il fatto che se la gente non rispetta le prescrizioni quando è in gioco la vita delle persone, come possiamo pensare poi che la gente si conformi al pagamento delle tasse o a normative che sono assolutamente astratte? Oggi stiamo veramente una cosa, Giuseppe, la vita, Giuseppe, eppure la gente se ne va in giro. Una cosa, voglio sottolineare questo, non soltanto la vita degli altri, anche la propria vita. Certo. Sì. La gente sembra che non hanno capito, c'è gente che non ha capito quello. Non hanno capito nulla. Io stamattina sono andato a comprare il giornale e in strada c'era un traffico pazzesco di macchine, di auto che andavano e venivano lungo la litoranea e stavano andando probabilmente, essendo oggi Venerdì Santo, magari stavano cominciando ad andare nelle seconde case. Ma è assurdo! Ma accidenti! Ma sembrava il traffico di un giorno qualunque, di un periodo qualunque, pre-coronavirus. Se non riesci a disciplinarti adesso, mai ti disciplinerai. Questa è la cosa più incredibile, la cosa che mi dà più fastidio. E guardate, io ero andato martedì al supermercato, però come domenica e lunedì sono chiusi, allora sono andato oggi. E non ho visto tanto traffico, però vedo gente, perché si vede subito la persona che sta facendo qualcosa veramente e quello che sta a non fare niente, a passeggiare. Si vede subito. Certo. Sì. E vedo tanta gente che stava in giro senza fare niente, senza un motivo vero. Senti, Giussi, da te invece com'è la situazione? Diciamo, rispetto a ciò che stanno vivendo al nord è molto più calma, però come avete detto voi si sottovaluta. Oggi in questi giorni c'è stato a Napoli, sapete, no, che c'è l'usanza di mangiare la, non so se lo sapete, la zuppa di cozze, no, tutte queste cose qua. Sì. Le pescherie erano piene di persone, Max, ma non è che erano in fila rispettando le norme di sicurezza, erano una addosso all'altra, chi faceva prima, chi spingeva, gente davvero file chilometriche per prendere le cozze, mannaggia la miseria. È ok che ci sono delle tradizioni, però noi stiamo vivendo una pandemia mondiale e direi che andare a comprare le cozze, pensare di dover comprare le cose per festeggiare Pasqua come sempre, non è il primo pensiero che tu devi avere in questo momento.